dateci servizi, vogliamo lavorare. Dateci servizi, vogliamo lavorare. Dateci servizi, vogliamo lavorare. Dateci servizi, vogliamo lavorare. Uno slogan che rimbalza fra passeggini e striscioni schierati davanti al Palazzo del Comune in Piazza del Popolo da mamme e papà pesaresi che anche all'orizzonte dell'anno didattico 2024-2025 fanno la conta delle tante, troppe famiglie tagliate fuori dai servizi educativi di nidi e scuola d'infanzia. Soprattutto nella fascia 0-3 anni, dove il Comune di Pesaro ha stanziato risorse per implementare la disponibilità, ma di fatto anche quest'anno le famiglie escluse risultano superiori alle 130 unità. Siamo qui per dire che i servizi educativi della fascia 0-6 sono importanti non solo per i bambini che hanno bisogno di istruzione ed educazione, è uguale per tutti dall'inizio dai 0 anni fino ai 6 anni, ma soprattutto anche per garantire le pari opportunità. Pari opportunità di donne e uomini, genitori che vogliono poter fare i genitori, ma comunque continuare anche con la loro vita lavorativa e attiva e sociale. Io sono incinta, dovrebbe nascere a ottobre. Per la situazione dei nidi a Pesaro ho già prenotato il nido privato per l'anno 2025-26. Questo perché, essendo che a Pesaro solo 3 bambini su 10 entrano in graduatoria, la percentuale è talmente bassa che un genitore lavoratore non si può permettere di sapere a giugno dell'anno corrente che deve tornare a lavorare se ha un posto al nido. Quindi in realtà qui c'è la maratona ad andarsi ad accaparrare un posto in un nido privato addirittura prima ancora della nascita. Questa è la situazione di Pesaro, dove la regione pensa che 3 posti su 10 siano accettabili quando il target europeo è il 45% entro il 2030. Combattiamo per un diritto e a noi non interessa che i comuni e le regioni litigano tra di loro, ma vogliamo risposte concrete da entrambi gli enti, perché comuni e regioni devono lavorare insieme e contribuire dal punto di vista organizzativo e monetario. Non è un problema soltanto femminile, è un problema che riguarda fortemente anche gli uomini, perché vivono nello stesso contesto, il reddito familiare è lo stesso, gli orari di lavoro sono gli stessi, i figli sono sia dei uomini che delle donne, non è una questione di essere libertari, è una questione concreta, cioè alle 4 del pomeriggio io mi ritrovo che devo terminare di lavoro e di lavorare e non ho possibilità anche di avere nonni, perché i nonni stessi poi lavorano e sono anziani e hanno bisogno non bastano le pensioni, è un problema sociale che in Italia si sta ripercuotendo in una maniera più consistente. Le babysitter costano anche quelle e situazioni in cui ci si ritrova veramente senza denaro e devono entrambi lavorare. Non siamo supportati da servizi comunali, di cui naturalmente vengono pagate le tasse e dovrebbero essere preposte per aiutare la nostra società. Chiediamo servizi, chiediamo aiuto, chiediamo un futuro a queste famiglie, alle prossime, alle future generazioni che al momento non ci sono. Regione Marche, Comune di Pesaro, Stato italiano, aiutateci. Io mi appello anche alla Regione per chiedere la comunicazione tempestiva, almeno nelle prossime settimane, per sapere se sia possibile, come un impegno preso con i genitori, prolungare l'orario fino alle 17:15, cosa che hanno richiesto a gran voce anche questa mattina e su cui io mi sono sempre resa disponibile all'arrivo dei fondi regionali. Se fossero già arrivati avremo già l'elenco delle scuole in cui andare a prolungare. E poi prendere l'impegno di trasformare e riorganizzare questo servizio scolastico 0-6 anni in città per rispondere ai 130 bambini in lista d'attesa. Facendo dei conti, nel 2026-2027, andando a inaugurare la nuova struttura da 90 posti che è stata intercettata con i nuovi fondi PNRR dell'ultima call di maggio e i posti dello 06 di Via Rigoni, arriviamo a sopperire questa graduatoria. Come faremo per garantire ancora di più i posti, perché non ci fermiamo ai 130 posti della graduatoria, siamo consapevoli che l'obiettivo sia arrivare al 45% di copertura come ci impone, che ci indica l'Europa. Questo è un obiettivo che avevo preso, questo per il 2027 è quello che vorrei raccontare e che racconteremo ai cittadini e alle cittadine di questa città.